Qualcuno ha detto sono pronta per la notizia sulle patatine, non vedo l'ora. Oh. I gusti delle patatine nel mondo. Sigla. Qua entro io con le ballerine. E destra e sinistra. Con le piume? Sì, mezzo giro. Hanno un vestito a patatina. Sì. Sì, io ho due pezzi però, due patatine. Due Dixie. E sulle mani e tutti insieme. Allora, bello. C'è un articolo molto bello sul fatto che racconta dal punto di vista proprio industriale quanto lavoro c'è dietro al fatto di decidere che verrà prodotto uno specifico gusto di una patatina. Ce ne sono tantissime ormai in giro. Cioè la stessa marca e lo stesso tipo di patatina viene poi aromatizzata in maniera diversa a seconda dei paesi. Ma tantissimo. E dietro c'è un lavoro di ricerca, da una parte chimica naturalmente per avere tutte le possibilità di insaporimento, ma più che altro ci sono queste persone che fanno un lavoro stupendo. La Jo, la nostra amica Jo fa questo di lavoro, cioè lei testa dei prodotti che siano alimentari o oggetti, cose che le aziende vogliono mettere in commercio, e lei gli dice promuove o boccia. Che bello. Sì. No, ma poi c'è cioè, un lavoro stupendo. Bello, ma devi essere molto brava. Ma aspetta, perché qua le grandi aziende internazionali, multinazionali che fanno le patatine, hanno proprio al loro interno delle specifiche che fanno il giro del mondo, e nel mondo vanno, partono dalle grandi capitali, si fanno il gran giro dei mercati, guardano gli influencer e gli influencer cosa fanno girare negli smartphone della zona, e poi vanno nei mercati delle grandi città e poi pian piano si spostano, perché naturalmente l'obiettivo di un'azienda non è solo vendere nelle grandi città, ma penetrare, arrivare fino ai baretti, ai mini market di qualunque piccolo posto. Per cui no? Stiamo parlando di quelli le patatine, però poi insaporite a questo o adesso a quel vi dico, sapore. Sì. Quindi queste persone fanno il giro del mondo e assaggiano, che è un bellissimo lavoro. Assaggiano tutto, dallo street food alle cose di moda, magari un po' più chic, che diventano l'ambizione di chi magari si risparmia un po' per andare a mangiare quella cosa che in quel posto, per quella cultura, è ritenuta buonissima. Allora, per esempio, vediamo un attimo. Non sei pronto. No, era andato benissimo. Stavamo pendendo dalle tue labbra. La vita è un attimo. Sgarri di 3 secondi in radio e sei rovinato. Ah, un attimo, sto guardando l'elenco delle cose. Vai, entri il corpo di ballo. Oh. In Ungheria ci sono le patatine che vanno tantissimo al sapore di poke hawaiano. Ah. Quindi di pesce. Ma no, poke hawaiano non sa di un sapore preciso. È un po' pesce, un po' riso, un po' frutta. Anche frutta, perché ci sono. In Finlandia vanno moltissimo le patatine. Piacciono le patatine ricoperte al cioccolato. In Corea del Sud, maionese e formaggio. Sono buone. Secondo me sono buone. Quelle sono buone, sì. È abbastanza raro, perché poi vi dirò. Io in Giappone l'ho mangiate all'insalata. E si sentiva il sapore di insalata? No! È l'idea! Perché evidentemente poi è l'idea che in quel posto hanno di quel sapore. Per esempio nelle Filippine piace moltissimo la patatina. Alle Filippine? Alle lasagne? No, scusami, nelle Filippine apprezzate quelle con l'aceto, ma c'è una zona in Indonesia in cui sono in Thailandia, amate le patatine alla lasagna.